i principi artistici fin qui discussi ci devono ora aiutare a orientarci nel labirinto, perché così bisogna designare l'origine della tragedia greca. Non penso di affermare qualcosa di insensato se dico che finora il problema di questa origine non è mai stato posto seriamente, tantomeno risolto, per quanto gli svolazzanti brandelli dell'antica tradizione già siano stati spesso combinati e cuciti assieme e poi di nuovo lacerati. Questa tradizione ci dice con piena risolutezza che la tragedia è nata dal coro tragico e che originariamente era solo coro e nient'altro che coro. Da ciò deriva l'obbligo di scrutare nel cuore di questo coro tragico, come nel vero e proprio dramma originario, senza minimamente accontentarci delle retoriche affermazioni correnti, che esso era lo spettatore ideale, oppure che doveva rappresentare il popolo di fronte alla regione regale della scena. Il satiro e il pastore idilliaco dei nostri tempi moderni sono entrambi prodotti di una nostalgia del primitivo e del naturale, con la quale presa ferma e impavida il greco afferrò il suo uomo silvestre, e con che timidezza e mollezza invece l'uomo moderno si strastrullò con la carezzevole immagine di un tenero ed effeminato pastore che suona il flauto. La natura non ancora elaborata da alcuna conoscenza, in cui i chiavistelli della civiltà sono ancora intatti, questo vide il greco nel suo satiro, che perciò per lui non coincideva ancora con la scimmia. Al contrario, esso era l'immagine originaria dell'uomo, l'espressione delle sue passioni più alte e forti, come entusiasta visionario rapito dalla vicinanza del Dio, con partecipe e compagno in cui si ripete la sofferenza del Dio, come enunciatore di una saggezza tratta dal seno più profondo della natura, come simbolo dell'onnipotenza sessuale della natura, che il greco è abituato a considerare con rispettoso stupore. Il satiro era qualcosa di elevato e di divino, così doveva soprattutto apparire allo sguardo dolorosamente velato dell'uomo dionisiaco. Il pastore, agghindato e falso, l'avrebbe offeso, il sublime appagamento indugiava il suo occhio sui tratti scoperti, fiorenti e grandiosi della natura. Qui l'illusione della civiltà era cancellata dall'immagine originaria dell'uomo, qui si svelava l'uomo vero, il satiro barbuto che osannava il suo Dio. Davanti a lui l'uomo civile si contraeva in una menzognera caricatura. Anche per questi inizi dell'arte tragica, Schiller ha ragione. Il coro è un muro vivente contro l'assalto furioso della realtà, poiché esso, il coro dei satiri, riflette l'esistenza in modo più verace, più reale, più completo che non l'uomo civile, che comunemente si ritiene l'unica realtà. La sfera della poesia non sta al di fuori del mondo, come una fantastica impossibilità di una mente poetica. Essa vuole essere proprio il contrario, l'espressione non abbellita della verità, e perciò deve appunto gettare via da sé il menzognero addobbo di questa supposta realtà dell'uomo civile. Il contrasto tra questa effettiva verità naturale, la menzione della civiltà che si atteggia a unica realtà, è simile a quella tra il nucleo eterno delle cose, la cosa in sé, e tutto il mondo dell'apparenza. È come la tragedia, con la sua consolazione metafisica, indica la via eterna di questo nucleo dell'esistenza, dentro al continuo trapassare delle apparenze. Così il simbolismo del coro dei satiri mostra già in un'allegoria quel rapporto originale tra cosa in sé e apparenza. Quell'idilliaco pastore dell'uomo moderno è soltanto un'effigie della somma di illusioni culturali che per lui vale come natura. Il greco dionisiaco vuole la verità e la natura nella loro massima forza e si vede trasformato d'incanto in satiro. Tra mille stati d'animo e coscienze tripudia la schiera esaltata dei seguaci di Dionisio,
la loro potenza li trasforma ai loro stessi occhi, così che immaginano di vedersi come reintegrati geni naturali, come satiri. La posteriore costituzione del coro greco è l'imitazione artistica di quel fenomeno naturale, con essa divenne più poi comunque necessaria una divisione tra spettatori dionisiaci e invasati dionisiaci. Si deve soltanto tenere sempre presente che il pubblico della tragedia antica ritrovava se stesso nel coro dell'orchestra, che in fondo non esisteva nessun contrasto tra il pubblico e il coro, poiché il tutto è solo un grande ed elevato coro di satiri danzanti, cantanti o di uomini che si fanno rappresentare da questi satiri. Il detto di Schiller deve qui schiudersi a noi in un senso più profondo. Il cuore è lo spettatore ideale, in quanto esso è l'unico spettatore, lo spettatore del mondo di visione della scena. Il pubblico di spettatori, quale noi lo conosciamo, era sconosciuto ai greci. Nel loro teatro era possibile ad ognuno, data la costituzione a terrazza, in archi concentrici, dello spazio riservato agli spettatori, abbracciare propriamente con lo sguardo l'intero mondo culturale intorno a sé e immaginarsi in soddisfatta contemplazione come coreuta. Secondo questa prospettiva possiamo chiamare il coro nel suo stadio arcaico della tragedia originale un autorispecchiamento dell'uomo dionisiaco, fenomeno che può essere reso chiarissimo attraverso il processo dell'attore: se ha vero talento, vede fluttuare davanti ai suoi occhi in maniera così sensibile da essere quasi afferrata la figura dei personaggi che deve rappresentare. Il coro dei satiri è inizialmente una visione della massa dionisiaca, come d'altra parte il mondo della scena è una visione di questo coro di satiri. La potenza di questa visione è abbastanza forte per rendere lo sguardo apatico, insensibile all'impressione della realtà. Egli agli uomini colti seduti intorno nelle file della gradinate. La forma del teatro greco ricorda una solitaria valle di montagna. L'architettura della scena sembra una luminosa immagine di nuvole che le baccanti, esaltate e disperse sulla montagna, guardano dall'alto con la magnifica cornice nei cui centro si rivela loro l'immagine di Dionisio. Nel fenomeno artistico originario, che noi chiamiamo qui in causa per spiegare il coro della tragedia, è quasi scandaloso per la nostra concezione erudita dei processi artistici elementari, mentre invece può essere più evidente dal fatto che il poeta è poeta solo quando si vede circondato da figure che vivono e operano davanti a lui e di cui egli scorge l'intima essenza. Per un peculiare debolezza proprio del talento moderno, noi incliniamo a rappresentarci il fenomeno artistico originale in modo troppo astratto e complicato. La metamorfosi non è per il vero poeta una figura retorica, bensì l'immagine sostitutiva che egli si rappresenti concretamente al posto di un singolo tratto, dei singoli tratti cercati qua e là e riuniti, bensì una persona insistentemente viva davanti ai suoi occhi, che si differenzia dalla stessa visione del pittore solo per il suo continuo vivere e operare. Perché Omero descrive con maggior rilievo di tutti gli altri poeti? Perché guarda e intuisce molto di più. Noi parliamo così astrattamente della poesia perché siamo tutti soliti essere dei cattivi poeti. In fondo il fenomeno artistico è semplice: si abbia solo la capacità di vedere ininterrottamente un vivo gioco e di vivere attornati da schiere di spiriti, allora si è poeti. Si sente solo l'impulso a trasformarsi se stessi e di parlare trasfusi in altri corpi e animi e si è allora drammaturghi.